Chi sei? Cristian Roberto. Chi sei tu? Cristian Roberto. Ma te che? Adesso sì che parlo in dialetto. Ma io sto cercando Cristian Roberto, non è possibile, ma sei tu, ma no. Io quello che ha partecipato, quel bimbo che ha partecipato, a 7 anni a Italia's Got Talent, io è lui che sto cercando, ma non aveva questi capelli. E perché non mi hai detto prima? Non scherzo. Perché mi hai portato via tutti i capelli miei? Perché io una volta ce li avevo veramente così? E vabbè, io so che tu sei il ragazzo delle sorprese, va bene. È una sorpresa. Perché? È una sorpresa. Cioè, quando tu dici una sorpresa significa che mi stai cacciando via. Poche parole, sì. Addio mondo crudele. C'è già la cucina, c'è la ragazza in buco. Dentro un'altra città di Cristo,
Siamo fieri ed orgogliosi di te, perché prima io scherzavo e giocavo quando dicevo che volevo andare a scuola di canto, non lo faccio capire, e a scuola di danza. Io so, come tutti gli altri ovviamente, che tu studi veramente tanto, danza, canto e recitazione, perché ti senti questa cosa dentro, vero? Sì, sono fortunata di avere questo talento. Disarmato davanti a certe parole, davanti a certi ragazzi che veramente auguro sempre le cose più belle di questa vita, perché veramente se lo meritano, ma se lo meritano anche i genitori che fanno una vita per stare dietro a voi, parlo anche di Perniola, perché laddove si va bisogna sempre girare in continuazione, si passa da una città all'altra in un battibaleno, eh? Bene, questa che ci facciamo adesso? La regalo, ma sia i capelli di una volta. Il bambino si sta allargando. Cioè, mi stai dicendo che devo mettere i capelli di nuovo? Ma adesso? Ma tu sei pazzo, voglio qui. Guarda, tutti pronti con le macchine. Ma dai! Dai! Cristian, dopo parliamo. Lei sta ridendo troppo! Giancarlo, grazie! Oh, mica non fa lo striptease! Grazie, mi piace giocare e adesso per te, questo lo ricorderò a lungo, grazie, mi hai fatto le foto, veramente c'è internet oggigiorno, mi sto ricordando adesso. Adesso c'è un premio per te, vorrei qui sul palco gentilmente e una delle persone importanti del comitato, sono tutte importanti, e salendo dalla mia destra, dalla vostra sinistra, Sara Di Costanzo, eccola qui. Aspetta, vado a riporre un nido di quaglie, se battete l'altro con le mani escono fuori le quaglie, sto arrivando, facciamo finta che non abbiamo visto nulla, no, prego, Sara Di Costanzo ti vuole premiare e dare questo ricordo, non so cosa ci sia scritto dietro abbiamo scritto, se mi aiuta Federico, è sempre io, ok, perfetto. Lo puoi dire tu che hai il microfono? Roma 29 agosto 2014. Cristian, Roberto, per la tua preziosa partecipazione all'MJ Day. Comitato Michael MJ Shop Roma. Michael Jackson Shop di Roma. Sì. Il comitato, come te, apprezziamo queste giovani leve, perché loro portano avanti il nome e la legacy di Michael. Volevo solo un secondo per ricordare che oggi è il compleanno di Michael Jackson e quindi mi ha emozionato molto il gesto di questo giovane talento che avrà un grandissimo futuro. Grazie ancora e buon compleanno Michael. Grazie a Sara Di Costanzo che stava partendo l'orecchio praticamente, però succede così. Hai visto che bel ricordo? Ci vediamo dopo.